E bentornati ragazzi sul canale di Ivan Redoni per l'ultimo episodio a Donkey Kong 94. Siamo arrivati alla fine dell'ottavo mondo, salviamo e ci accingiamo ad entrare nell'ultimo mondo, fortunatamente anche un po' più breve. Si tratterà di tutti i livelli dove dovremo combattere Donkey, quindi stavolta subito la musica minacciosa di Donkey. Attenzione perché farà cadere delle cose. Qui c'è un macigno. Dobbiamo andare ad aprire la porta di accesso. Via, andiamo, andiamo. Stavolta stanno uno vicino all'altro, sia Donkey che Junior. Junior. Abbiamo aperto la porta. Attenzione. Ah. Saltiamo sul macigno in modo che ci possa portare. Aspettate un attimo. Ah, ok, sono riuscito a pararmi per fortuna. Eh no. Oh, ce l'ho fatta. Finalmente. Mi sta urlando in faccia, letteralmente. Livello passato. Oh mamma. Questo qui, se ci fate caso, è molto simile al secondo livello dell'originale Donkey Kong, dove lui lancia i trampolini. Oh mio Dio. Mannaggia, mi sono fatto becca. Ok, dai. Andiamo. Cioè, in realtà è molto semplice, solo che, ecco, dobbiamo solo evitare di andare, ecco, appunto, addosso ai trampolini. Ce la faccio da qui? Sì! Voilà! Avresti potuto prenderlo subito, perché hai dovuto aspettare? Mannaggia. Vai. Dunque, abbassiamoci, attenzione agli spuntoni. Oh! Oh, no, 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 calma, fermi. Non chiudermi la porta. Oh, no. Ma chissà se posso saltargli sopra. Vediamo. Ok, non gli posso saltare sopra. Stramaledizione. Ok. Bene. Oddio, non dovrebbe prendermi. No, ok, non mi prende. Aspettiamo, eccoci. Ok, funghi, altrimenti finiamo rimpiccoliti. E ci siamo, ora possiamo affrontare ufficialmente Donkey nel primo scontro di questo mondo. Non ci sono più, come vedete, oggetti da recuperare. Non c'è più l'ombrello, il cappello e la borsa. Ora, guardate questo livello, ragazzi, e ditemi se non è effettivamente il livello finale di Donkey Kong Jr. Dovremo arrampicarci per portare su le chiavi. Solo che stavolta, anziché liberare Donkey Kong dalle grinfie di Mario, dobbiamo imprigionare Donkey Kong Jr. Più omaggio di così. Dai che manca soltanto una chiave. E... povero Junior o Junior. È rimasto soltanto Donkey. Ecco. Paura, eh? Manca poco, ragazzi. Siamo vicini all'uscita del tunnel. Pochi livelli e avremo concluso. Salviamo. Ovviamente ci facciamo tutto quanto in un colpo solo. Maledetto autobus. Vai. Ok, qui in realtà è molto facile. 1, 2, 3,
4, 5. No, aspettate, ne ho fatto uno di troppo. Fatto. Questo è forse il livello più semplice di tutto il gioco ed è uno dei livelli finali, rendetevi conto. Aspettate che abbasso il telefono perché mi è arrivata una notifica, non vorrei che come al solito qualcuno mi telefonasse. Penultimo livello prima dello scontro. Ok, qui le cose si fanno un pochino più complesse. Ah, vedi che gentile, c'ha anche chiuso la strada sotto per evitare di andare a morire. Oh, che è successo? La luce ha sfarfallato. Mi sa che a breve dovrò cambiare la lampadina. Ciao cavaliere, vai. Ora qui attenzione, perché se carichiamo troppo, ecco, rischiavamo di andare a farci una pomiciata direttamente con Donkey Kong. Finito anche questo. Ah, ma ora che ci penso, in tutta questa serie io non sono mai entrato effettivamente a contatto con Donkey. Non sapete cosa succede se io gli vado addosso? Cioè, ovviamente perdiamo una vita, ma lo facciamo in modo particolare. No, nulla, non lo posso più fare, ok. Ci avrebbe afferrato e ci avrebbe sbattuto per terra per poi lanciarci. Vabbè, abbiamo concluso anche questo livello e ora possiamo andare allo scontro decisivo. Dunque, lo scontro di per sé non è troppo complicato. Lo schema è sempre lo stesso. Dobbiamo afferrare i barili e lanciarli direttamente in faccia a lui, facendo attenzione perché comunque c'è il vento, quindi non saremo precisissimi. Occhio anche ai funghi. Ecco, mi sono fatto beccare, quindi portiamo un attimo di pazienza aspettando che passi l'effetto. Grazie. No. Oh! Aspetta, ragazzi, mi faccio prendere. Guardate. Ecco che succedeva se riuscivamo a raggiungere Donkey. Ok. Preso. Ok. Mamma mia, gliel'ho lasciata proprio. Sono anche stato colpito da un fungo. Ok, non c'è problema, aspettiamo che passi l'effetto. Manca soltanto un colpo. Eccolo. Aspetta, aspetta. Oh no. Ok. Ci siamo. Ora noi abbiamo tecnicamente battuto Donkey. Il problema... Ora vi faccio vedere qual è il problema. Quindi c'è un altro combattimento. La torre che sorride. Tutti questi funghi? Probabilmente presi, o meglio, arrivati dal regno dei funghi, dalla quale evidentemente c'è l'accesso più vicino, lo hanno reso enorme. Come faccio ad arrivare lì sopra? Devo saltare sui pugni? Peccato che l'hanno distrutto, però noi... Preso. Aspettiamo qui sopra, facendo attenzione a saltare quando colpisce il terreno, perché altrimenti cadremo da queste piattaforme. Presto. Vai. Attenzione, che non è finita. Seconda manche. È diventato enorme. Oh, no! Maledizione, sono caduto! Oh! Aspettate!
Ok, siamo di nuovo sopra. Lo prendo, lo prendo, lo prendo. Ok. Vieni. Ai, sono caduto. Calma. Ho scelto proprio il momento più sbagliato per cadere. Porco cane. Va bene. Dai, rifacciamo, continuiamo da qui. Ok, ci siamo ragazzi. Saltiamo, cerchiamo di non cadere. Altro colpo di mano. Bene, siamo riusciti a rimanere sopra stavolta, eh. Ecco il barile. Non dovrebbero mancare moltissimi colpi, eh. Preso. Vai. Fatto. E salveremo finalmente Pauline. Tuttavia, come state notando, ci troviamo in un punto strano dove c'è un tubo. Lei prenderà un fungo e ci farà crescere. Ai! Mario è un po' più familiare. Aiuto! Teoricamente dovremmo trovarci nella zona d'accesso del regno dei funghi. E siccome noi stiamo giocando tecnicamente con l'emulatore del Super Game Boy, qui sarebbe dovuta essere presente una traccia audio diversa rispetto a quella che si sente giocando col Game Boy normale. Solo che mi sono accorto adesso che per un problema dell'emulatore non si sente. Non so se in fase di montaggio ce l'aggiungerò io, poi vedremo. Comunque diciamo che il gioco lascia intendere, a parte che la famiglia di Donkey diventa buona per così dire, non che fossero stati cattivi, erano semplicemente casinisti, combinavano guai. Da questo momento diciamo che, se vogliamo escludere la serie di Donkey Kong Jr., alla fine della storia della playlist degli arcade, Donkey diventerà un non nemico, sebbene si fa gli affari suoi. Ci sarà Donkey Kong Jr., lo abbiamo già giocato, quindi vabbè. Però la storia qui ci lascia intendere che qui si trovi un accesso per il regno dei funghi. Avete notato il tubo, avete notato il blocco, i blocchi con i punti di domanda, avete notato il fungo che rende Mario più grande. Quindi, detto questo, io chiudo la serie, sperando di essere riuscito ad aggiungere la traccia audio, altrimenti questa probabilmente sarà muta. Chiudo la serie, vi ringrazio per essere stati con me e vi faccio notare che questo qui, questo Donkey Kong 94, inizialmente doveva essere un capitolo a sé stante, mentre invece con l'arrivo del Game Boy Advance ha dato il via ad un altro brand, ad un'altra serie, ovvero quella dei Mario vs Donkey Kong. Gioco basato sullo schema di questo, molto simile, però aggiornato con grafica, chicche e giocabilità, che sicuramente porterò da aggiungere sempre alle varie playlist insieme a queste qui. Comunque io vi ringrazio per essere stati qui fino ad ora, per aver guardato tutta quanta questa serie che si è rivelata più lunga e impegnativa di quanto ricordassi, però ce l'abbiamo fatta. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciarmi un like e a commentare. Poi, se qualcuno volesse premiare le mie fatiche, potrà tranquillamente schiacciare il tasto a forma di cuore per un super grazie e per pagarmi simbolicamente un caffè. Chiudo qui e vi do appuntamento con le prossime serie che verranno. Ciao a tutti ragazzi!